Ma un abitué della scogliera o della playa? No, della scogliera, la playa è troppo sporca. E poi l'estate è già finita alla playa. Continua qui però, alla scogliera, ancora per qualche settimana ancora almeno, salvo proroga regionale fino al 31 ottobre che lascia libertà ai gestori di lidi. Dalla sabbia alla roccia nera, ecco l'esodo degli irriducibili, di coloro che a mare vorrebbero andare fino a Natale. Speriamo che il tempo, insomma, lo permetta e che qui chiudano giorno 16. Speriamo, insomma, di fare qualche altro bagno. Bagnanti non sempre in assoluto accordo con i titolari degli stabilimenti che invece, per ragioni economiche e di affluenza, vorrebbero anticipare la stagione balneare e magari chiuderla a settembre, anche per evitare il rischio di possibili mareggiate che spazzerebbero tutto in pochi minuti. Direi che anziché posticipare la stagione, di anticiparla, perché il catanese ha la voglia dell'estate, per cui sarebbe ottimale anticipare di un mese. Poi possibilmente altre strutture avranno un sistema diverso, saranno agevolati dal posticipo, però per la mia esperienza le dico che la gente non frequenta più. Richieste che in qualche modo sono state interpretate dagli assessorati regionali alla salute, al territorio e ambiente, che nei giorni scorsi hanno trovato un'intesa perché dall'anno prossimo l'apertura dei lidi possa essere anticipata a partire dal 1° aprile. Dai gestori si fa pressing perché l'apertura delle strutture possa essere fatta anche occasionalmente in alcuni periodi dell'anno, per assecondare il desiderio dei bagnanti e per tentare di riportare la lancetta nel segno più dopo una stagione che ha fatto registrare un calo di affari dal 30 al 40%. La ricchezza della Sicilia dovrebbe venire soprattutto dal territorio, anche perché c'è una bellezza incomparabile di tradizioni, di cultura, di natura.